Siamo all'inizio di questo 75esimo MICAM, abbiamo 1538 espositori e gli stessi numeri dello scorso anno, quindi ottimo per una fiera che tiene in questa maniera, di cui oltre 900 italiani e il resto stranieri. Il fatto di avere tanti espositori stranieri è uno dei motivi del successo del MICAM. In questa MICAM la presenza brasiliana è fatta da 38 aziende, questa è una vitrina mondiale. La novità quest'anno rispetto al passato è che gli stranieri hanno superato gli italiani. Diventa veramente The MICAM, la più grande fiera a livello internazionale, con il sorpasso storico di buyer che provengono da tutti i paesi del mondo, oltre 38 paesi. Stiamo lavorando sulla città di Milano per quanto riguarda l'incontro con i clienti e con i consumatori. Con il nostro MICAM Point al centro di Milano, a Piazza del Liberty, abbiamo una grandissima affluenza di persone che vogliono conoscere le novità, vogliono sapere cosa andrà di moda in futuro. Milano si conferma ancora capitale della moda. Noi oggi siamo assolutamente al pari dei francesi, degli americani e anche degli inglesi. Questo è un grande risultato, soprattutto in questo contesto di grave difficoltà del nostro paese da un punto di vista economico e istituzionale. Il Made in Italy può trainare tutto il comparto moda calzature, incluse anche le aziende che producono all'estero. Senza Made in Italy poi è difficile poter continuare a innovare. I clienti internazionali oggi ci sono, vogliono i prodotti italiani, vogliono conoscere la creatività italiana, vogliono conoscere e toccare l'innovazione italiana. Questo è un grande valore che dobbiamo assolutamente mantenere. La politica ha necessità di occuparsi in sede nazionale e in sede europea della difesa del nostro manufatturiero. La lotta alla contraffazione per noi ANCI, per Confindustria, anche per la politica, è uno dei temi principali. In Italia bisogna intensificare la grandissima lotta che già sta facendo la Guardia di Finanza contro la produzione che in Italia purtroppo c'è di prodotti illegali e contraffatti. Ci aspettiamo il primo vero passaggio internazionale del MICAM a un'altra sede, perché fino ad oggi siamo abituati a portare il mondo a Milano e adesso portiamo un po' di The MICAM nel mondo, quindi il primo appuntamento in una città molto importante perché è la capitale del fashion dell'Asia, che è quindi Shanghai, dal 9 all'11 aprile, ma abbiamo già in campo la seconda edizione che sarà dall'11 al 13 ottobre.